Salve a tutti e grazie di essere qui con me. Eccoci con le nuovissime anticipazioni di Brave and Beautiful, la serie TV che racconta la travagliata storia d'amore di Cesur e Swan, che torna a farci compagnia da mercoledì 6 aprile. Scopriamo quindi insieme cosa succederà nelle prossime puntate. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che il perfido Tashin stava per fare una confessione importantissima al figlio Coran e che ad un certo punto erano arrivati Cesur e Swan. Quindi ritroviamo tutti e quattro in questo vecchio casolare dove Tashin fa promettere a sua figlia che se lui rivelerà tutta la verità sulla morte del padre di Cesur, lei dovrà divorziare da suo marito e chiudere per sempre con lui. Swan gli risponde di sì, gli giura che lo farà. La rivelazione dell'uomo viene però bloccata dall'arrivo di una notizia a dir poco inaspettata. Adalet ha confessato che è stata lei ad uccidere il padre di Cesur e per questo sta per essere arrestata. Passano 3 settimane. Cesur non crede alla confessione di Adalet e continua ad essere convinto che sia stato Tashin a togliere la vita a suo padre e successivamente anche a sua madre. Anche perché ai tempi Adalet era giovanissima. Com'è possibile che sia stata lei a commettere un omicidio così spietato? Per questo la guerra del giovane continua. Intanto Swan si prepara per recarsi in tribunale per iniziare il processo di divorzio da Cesur. Deve mantenere la promessa fatta a suo padre. Tashin invece va a trovare Adalet in carcere. Vuole assicurarsi che la donna sia convinta della scelta che ha fatto e che soprattutto stia bene. Lei lo rassicura. Nel frattempo Risa, dopo ben 30 anni di carcere, viene liberato. L'uomo punta la vendetta. Divorziare da Cesur per Swan sembra un'impresa incredibile. Il giovane infatti dà forfè e non si presenta in tribunale. In realtà Cesur viene raggiunto a casa sua da Risa, che gli chiede lavoro e protezione, cosa che lui gli assicura, ma fino ad un certo punto. Mentre tutto questo accade, il povero Coran fa una scoperta sconcertante. Da Julia viene a sapere che sua moglie Yahide lo stava ingannando, perché stava fingendo di essere incinta. Questa scoperta sconvolge così tanto Coran, che si precipita a casa sua e caccia via sua moglie, senza neppure volerla ascoltare. Il fratello di Swan annega poi in un mare di alcolici e quando sua sorella lo telefona, le racconta tutto. Intanto Yahide si rifugia a casa di Miriban. Cesur ha preso una decisione, non gradisce il comportamento sospettoso di Risa e per questo lo invita ad andare via. L'uomo accetta le parole del giovane, ma proprio mentre sta per lasciare la casa, una persona misteriosa tenta di uccidere Cesur, sparandogli, e lui gli fa da scudo prendendosi il colpo in una spalla. Risa finisce in ospedale. Cesur cambia idea, rimarrà con loro. Dopo quanto accaduto, però, la polizia inizia le indagini per capire chi è la persona che ha sparato e viene comunicato a Cesur che la sua casa verrà messa sotto controllo. Dopo aver saputo quello che è successo, Swan si precipita in ospedale per assicurarsi che Cesur stia bene. I due finalmente si incontrano e Cesur dice alla figlia di Tashin che sospetta che sia stato proprio suo padre ad ordinare il suo tentato omicidio. Questo perché poco prima da lui aveva ricevuto forti minacce. Cesur poi dice a Swan che se lo desidera così fortemente, lui è disposto a parlare di divorzio. Ma alle sue condizioni, condizioni che le vuole esporre in serata, a cena. Lei accetta di cenare con lui e va via. Intanto Coran è distrutto. L'uomo riceve una telefonata da sua moglie che gli giura che ora è incinta davvero. Lui le crede, ma teme che il bambino che porta in grembo non sia il suo. Del resto, dopo tutte quelle bugie che gli ha raccontato, come fa a fidarsi di lei? Coran ha più che ragione. E infatti poco dopo fa un'altra bruttissima scoperta. Da una conversazione tra Shirin e sua madre, scopre che Yahide probabilmente ha una relazione segreta con Bulant. Si è fatta sera.
Swan e Cesur si incontrano al ristorante per cenare e discutere del divorzio. I due però si uniscono in un bellissimo ballo e Cesur svela a Swan che lui in realtà non ha nessunissima intenzione di divorziare. Ciò scatena una piccola lite tra i due che si placa quando Cesur rivela alla Cornudag che è il suo compleanno, quello vero che festeggiava solo con sua madre. I due riprendono a conversare, ma il tutto viene interrotto dal brusco arrivo di un ubriaco Coran che cerca Bulant perché sa che è a cena in quel locale. I due uomini si incontrano con Coran che accusa Bulant di avere una storia con Yahide. Fortunatamente Cesur e Swan riescono a riportare un pochino di serenità e portano via Coran per poi farlo riposare in una stanza d'albergo. Il giorno seguente Swan si reca in banca e preleva una grossa somma di denaro. Ha ricevuto una telefonata da un uomo che le ha detto di sapere chi è la persona che ha ucciso la madre di Cesur. In cambio di questa informazione però l'uomo vuole tantissimi soldi perché vuole rifarsi una vita. Cesur, che casualmente si trova in banca, vede Swan e decide di seguirla di nascosto. Una volta sul luogo, però, il giovane si fionda sull'uomo, lo lega e sotto minaccia lo fa parlare. Ed è qui che Cesur fa una scoperta a dir poco sconvolgente. L'uomo, infatti, gli svela che ad uccidere sua madre è stato Risa e gli fa intendere che Tashin ne era al corrente, ovviamente. Cesur e Swan ne restano sbalorditi. Intanto, proprio Risa ha avuto un incontro con Tashin, proprio perché sa che c'è la possibilità che la verità venga fuori. Peccato però che Risa non sappia che Cesur sa già che è stato lui ad uccidere sua madre. Bene, e per oggi con le anticipazioni di Brave and Beautiful ci fermiamo qui. Fatemi sapere se vi piace questa serie TV e che cosa ne pensate. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima.